Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di arteriopatia periferica e per farlo siamo nuovamente in collegamento da Viareggio con il dottor Jacopo Nottoli. Buonasera dottore, ben trovato. Buonasera, grazie. Dottore, che cos'è l'arteriopatia periferica? Allora, il termine arteriopatia è un termine generico che viene utilizzato normalmente per indicare una patologia delle arterie. Le arterie, come sappiamo, sono il principale vaso del nostro corpo che ha il compito di portare ossigeno e nutrimento a tutti i tessuti. L'arteriopatia si divide in periferica o centrale. Periferica è quando ad essere interessato è tutto il sistema circolatorio del nostro corpo, ad eccezione fatta per il cuore. L'arteriopatia periferica noi la dividiamo normalmente per comodità in una patologia ostruttiva, che come lo dice la parola stessa, è caratterizzata da una progressiva riduzione del lume arterioso, quindi da una progressiva ostruzione, che va a modificare il normale apporto delle sostanze nutrienti e dell'ossigeno ai tessuti. È una patologia di tipo invece dilatativo che è caratterizzata da un progressivo indebolimento della parete arteriosa con la conseguente formazione di quello che comunemente è conosciuto con il termine di aneurisma. I fattori che favoriscono l'arteriopatia periferica sono gli stessi coinvolti nel processo di aterosclerosi che riguarda tutto l'organismo e fondamentalmente sono rappresentati dall'età avanzata, quindi il progressivo invecchiamento dell'organismo porta a un invecchiamento anche delle pareti arteriose, ma anche patologie come il diabete, l'ipertensione, il colesterolo alto, i trigliceridi alti possono essere causa di arteriopatia. Il fumo, una vita sedentaria, tutti fattori che vanno a incidere negativamente sulla salute delle nostre arterie. L'arteriopatia periferica è una patologia abbastanza frequente, soprattutto nella età avanzata, si calcola circa un 30% in un'età superiore ai 70 anni, ma si può verificare anche in età più giovane, quindi anche in persone che hanno un'età compresa tra i 50 e i 60 anni. Per quanto riguarda i sintomi, dottore, ci sono dei sintomi che il paziente può notare? Allora, i sintomi sono naturalmente legati al distretto che è interessato da questa patologia. Per esempio, ad essere interessato molto frequentemente sono i vasi, il sistema circolatorio degli arti inferiori. Una progressiva ostruzione delle arterie degli arti inferiori, come abbiamo detto precedentemente, porta a una progressiva riduzione di apporto di sostanze, nutrienti e di ossigeno ai tessuti degli arti inferiori, in questo caso specifico. E quindi il paziente può avvertire durante la normale deambulazione, e quindi durante un piccolo sforzo fisico, un dolore di tipo crampiforme, dovuto proprio al fatto che la muscolatura durante l'esercizio fisico richiede questo afflusso di sangue, questo ossigeno che non gli viene fornito a causa dell'ostruzione. E quindi il paziente è costretto a fermarsi. Questo ha reso noto proprio questa patologia con il termine di sindrome delle vetrine, proprio perché il paziente durante una deambulazione è costretto per via di questi dolori di tipo crampiforme a fermarsi e quindi a simulare di osservare le vetrine. Naturalmente poi la patologia a seconda anche di altri distretti è responsabile di sintomi anche più gravi, per esempio se la patologia interessa arterie come quelle carotidee, quindi del distretto cerebro-afferente, i sintomi sono legati ad una ischemia dell'organo bersaglio, in questo caso il cervello, e quindi si ha una possibile perdita della funzione cerebrale, quindi perdita della parola, perdita della funzionalità del braccio, della gamba, eccetera, eccetera. Nell'arteriopatia periferica, quindi, i sintomi dipendono prevalentemente dal distretto interessato. Molti sintomi sono eclatanti e quindi facilmente riconoscibili, altri sintomi invece sono
piuttosto subdoli, come quello che dicevamo prima del dolore crampiforme alle arti inferiori che si sviluppa durante la camminata. Molto spesso questo viene sottovalutato dal paziente che pensa che questo dolore possa essere legato a un problema muscolare o di acciacchi legati all'età e che invece nasconde un problema serio che è quello dell'arteriopatia periferica. In questo caso il paziente deve quindi non sottovalutare questi sintomi e rivolgersi al proprio medico per andare a valutare attraverso una visita specialistica e attraverso un semplice echocolor Doppler la vascolarizzazione degli arti inferiori ed escludere un problema di questo tipo. A volte quindi i sintomi possono essere però più importanti, più eclatanti, come oltre al dolore anche il pallore dovuto alla cattiva circolazione del tessuto, quindi in questo caso abbiamo parlato degli arti inferiori, quindi l'arto inferiore interessato può essere più pallido rispetto al controlaterale, oppure anche più freddo, perché è sempre legato a un problema di cattiva circolazione dell'arto inferiore. Quindi, dottor Nottoli, come diceva lei, è importantissimo non sottovalutare questi sintomi. Ma rimanendo sempre sui sintomi, anche l'aneurisma presenta gli stessi sintomi? No, l'aneurisma in questo caso nonostante sia un'arteriopatia, è molto più subdolo perché può non manifestare alcun sintomo. La progressiva dilatazione del vaso non si associa a nessun sintomo fino a quando non c'è l'evento da scongiurare, cioè quello della rottura, che può provocare un'emorragia e quindi, a seconda della gravità dell'emorragia, avremo delle conseguenze, dei sintomi più o meno importanti. L'unico sintomo che generalmente si può associare all'aneurisma è quello della pulsatilità, cioè il paziente può riferire una pulsazione anomala nel corpo e può essere causa quindi di sinonimo di un aneurisma. Naturalmente l'aneurisma deve trovarsi in un distretto che è facilmente valutabile, per esempio, quello più comunemente, più frequente riscontro è l'aneurisma dell'aorta addominale. L'aorta sappiamo che è il principale vaso del nostro corpo che decorre nel torace e nell'addome. A livello addominale più frequentemente l'aorta può andare incontro a questa dilatazione, a questo aneurisma. E quindi molto spesso il paziente scopre di essere affetto da aneurisma perché rileva una pulsazione anomala a livello addominale che può nascondere appunto l'aneurisma. Però l'aneurisma può interessare anche altri distretti che quindi non possono essere facilmente valutabili dal paziente e che quindi richiedono un esame più approfondito come l'echocolor Doppler o la TAC. Quindi abbiamo visto come sia necessaria in ogni caso una diagnosi, e fra l'altro una diagnosi fatta bene, fatta appunto dallo specialista. Per quanto riguarda la cura, dottore, come si cura l'arteriopatia periferica? Allora, il primo passo da fare è quello di eliminare tutti i fattori di rischio della malattia aterosclerotica. E quindi, se il paziente soffre di ipertensione arteriosa, che rappresenta una causa dell'arteriopatia, è necessario correggere questa pressione elevata facendo utilizzo di farmaci. Se il paziente è affetto da ipercolesterolemia, cioè da colesterolo alto, deve correggere i valori del colesterolo attraverso un regime dietetico alimentare rigido per l'assunzione del colesterolo o, se necessario, attraverso l'utilizzo di farmaci che possano ridurre il valore del colesterolo. Oltre a questo, esistono dei farmaci che sono utili anche per migliorare l'arteriopatia periferica, perché non esiste un farmaco vero e proprio che possa far regredire l'arteriopatia periferica, ma possiamo solamente cercare di contenerli. Questi farmaci sono farmaci vasoattivi, cioè che agiscono direttamente sul vaso, sulla parete del vaso e sulla microcircolazione, e poi sono farmaci antiaggreganti, perché una delle più grosse conseguenze dell'arteriopatia e quindi di questa progressiva ostruzione delle arterie è quella della
della coagulazione del sangue e quindi della formazione di trombi o emboli. E quindi vengono utilizzati normalmente dei farmaci per ridurre questo fenomeno e quindi far sì che il sangue sia più fluido possibile per evitare eventi trombotici o embolici. Oltre naturalmente a tutti questi farmaci che sono utili nella fase iniziale, ma quando la malattia è responsabile, determinante, dei sintomi importanti che possono essere, come nel caso degli arti inferiori, invalidanti per la vita dei pazienti, questi farmaci non sono più in grado di trattenere l'evoluzione della malattia, ma è necessario ricorrere ad un intervento chirurgico, un intervento di rivascolarizzazione, che oggigiorno, nella stragrande maggioranza dei casi, è un intervento mini-invasivo che viene praticato attraverso quella che comunemente viene conosciuta con il termine di angioplastica. L'angioplastica consiste nell'introduzione nel sistema arterioso costruito di un palloncino che è in grado di determinare il ripristino del lume del vaso e quindi di riaprire il vaso affinché il sangue possa fluire tranquillamente. Se il solo palloncino non è in grado di ripristinare un lume arterioso adeguato, si ricorre all'utilizzo di uno stent, che è quello che si vede nell'immagine, cioè di una retina metallica che è in grado di, come fosse un'impalcatura, di mantenere pervio il lume del vaso. Oltre naturalmente a queste procedure mini-invasive, si può ricorrere anche a procedure più invasive, come quelle classiche, tradizionali, che sono quelle di bypass, dove in questo caso però si deve ricorrere ad una chirurgia vera e propria, quindi con tagli, eccetera. Anche l'aneurisma ha lo stesso tipo di trattamento, quindi abbiamo la possibilità di utilizzare una terapia medica fino a che le dimensioni dell'aneurisma sono contenute e poi la necessità di dover ricorrere invece a un intervento chirurgico quando le dimensioni sono più preoccupanti e quindi si può cadere nel rischio più grave che è quello della rottura del vaso. E anche in questo caso la tipologia di trattamento dell'aneurisma può essere svolta attraverso delle tecniche di tipo endovascolari mini-invasive. Quindi attraverso un semplice forellino sulla cute si può introdurre la protesi dentro il vaso arterioso e una volta posizionata questa protesi l'aneurisma viene completamente escluso e quindi se ne riduce il suo volume. Questo è un intervento naturalmente che viene praticato in anestesia locale con poco impegno da parte del paziente e quindi anche con una breve decenza ospedaliera che di solito è di pochi giorni, 1 o 2 giorni massimo e può ottenere un ottimo risultato. Dottor Nottoli, io la ringrazio ancora per il contributo che lei continua a dare alla nostra trasmissione e grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci dottore e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.